Mi mettono a ridere con quegli occhiali. Ma ciao a tutti amici dell'universo, voi! Allora ragazzi, iscrivetevi al canale prima di iniziare il video, perché se no Sandokan vi porta via. Io non rischierei. Non rischierei, che Sandokan è cattivo. Allora, oggi siamo qui per rispondere alle domande. Avevo chiesto in un video, il video riaggiornamento, di farmi delle domande. Ed eccoci qua a rispondere le domande con il mio dispositivo mobile. Potrò leggere le domande. Allora, direi di iniziare con questa domanda dal nostro caro Saetta. Già da piccolo sognavi di farlo youtuber? Se sì, a che età? Io no, perché appena ho avuto 12 anni, non conoscevo YouTube. A 12 anni ho iniziato così, cioè in verità lo conoscevo da un anno, però non volevo farlo youtuber. Poi ci ho fatto anche un video a riguardo, dove dicevo come ho aperto il canale YouTube. Quindi no, più o meno 12 anni quando l'ho aperto il canale, mi è venuto lì, l'ho aperto. Io onestamente non volevo fin da prima un canale YouTube, volevo più che altro, perché a me piaceva editare video, quindi li modificavo, però vedevo che effettivamente, cioè, tutti potevano fare youtuber, quindi ho detto vabbè, proviamo. Infatti io, i miei primi video sono veramente molto vecchi, però li ho eliminati. Però... No, però io li tengo, perché sono storia, come se no, secondo te l'umanità ha eliminato l'antica Grecia o i romani che squartavano i cristiani nel Colosseo. Eh no, il Colosseo è ancora lì. Bene, passiamo alla seconda domanda. Allora, questa è una domanda molto importante, quindi sta attento, eh. Quanto sei alto? Bene, Adidas. Ah no, non è uno sponsor, non è uno sponsor. No, io boh, 1,65 più o meno. Altra domanda, sempre questa è diretta proprio a Pippo. Qual è il diametro degli occhiali di Pippo? Ta-na-na. Allora, ma è il momento. Allora, il diametro degli occhiali di Pippo. cinque centimetri e mezzo. Bene, le prime domande, e queste le prime due domande ce le abbiamo fatte. E ora ci viene una domanda dal caro Loop, che ha cambiato nome, prima si chiamava Focaccia. Allora, la prima, questa Focaccia ci dà proprio tre domande, non una, tre. Bene, allora, la prima: perché hai voluto iniziare questo canale e se hai avuto qualche ispirazione? Stessa cosa, io ci ho fatto il video a riguardo su un fumetto, ci ho fatto un fumetto, l'ho pubblicato. Lo lascio il link in descrizione. Che sarebbe, io facevo, guardavo il mio youtuber preferito che da un momento all'altro, puff, non faceva più video. E io dico no. E quindi è esattamente la sua anima un giorno viene a trovarmi e mi dice: tu devi essere il nuovo me. E quindi inizio a fare i video. Un attimo, elaborare la domanda. Onestamente non c'è un motivo in particolare perché ho aperto il canale. Molto banalmente volevo trasmettere la mia passione di, non lo so, di editing video, intrattenere alle persone. Non, niente di particolare alla fine. È più un hobby. Bene, bene. Dire. Figo. Seconda domanda dal caro Focaccia. Se vorresti aprire un secondo canale. Se vorresti aprire un secondo canale. Punto. se vorresti. Quindi questa domanda. Ok, va bene. Sì, non so. Se vorresti aprire un secondo canale. Punto. Niente. Boh, allora, onestamente io un secondo canale lo creerei più che altro tipo come Estratto Live, come esempio. Faccio la live, la carico lì. Oppure sì, io ho fatto così. Il mio è Nino Panino Live, che volevo inizialmente, volevo fare le live, ma ci ho rinunciato. Alla fine faccio le live nel mio canale, no. Che senso ha? Scusa. Mi sa fatto male su. No! Pippo! No! Ah, secco de... Qua è un'altra domanda. Ciao! Ciao, sono io, il Nino Panino che edita i video. Ciao! Allora, scusate l'intrusione, ma semplicemente mi sono accorto mentre editavo il video che mi sono dimenticato di una domanda. Sì, perdonatemi. Allora, c'ho questo microfono in mano perché volevo tenere qualcosa in mano per forza e ho detto pretengo il microfono. Allora, la domanda che è importantissima, come ho fatto a dimenticarmela? Oh, io misero, illuso uomo strano, piccolo dai 14 anni.
Vabbè, è una domanda che avrei dovuto farla anche con Pippo, ma mi dispiace, dovrò risponderla io per i miei errori, dovrei essere punito 50 frus. Quando hai conosciuto il caro Pippo? Allora, è una storia abbastanza strana, perché la maggioranza dei miei amici di cui ho fatto video li ho conosciuti su Discord, ma Pippo, credo che sia l'unico che è uscito nel canale, l'ho conosciuto di persona. Allora, era successo che era estate, stavo cazzeggiando per una spiaggia in Puglia, però essendo che il mare era un po' algoso, e il mare in Puglia è algoso, non so se tutto il Puglia, era un po' più a nord. Essendo che non avevo voglia di farmi bagno, mi sono messo lì a scrivere nella sabbia: iscrivetevi a Nino Panino Games! Iscrivetevi al Nino Panino Games YouTube! L'ho scritto per tutta la spiaggia. Qualche iscritta si è cancellata per il mare, qualche iscritta invece l'ha cancellata le persone bastardi. Ma Pippo è stato l'unico che ha fatto caso. E quindi cosa succede? Stavo scrivendo lì e poi mi giro e vedo questo tizio alto 2 metri. No, non era 2 metri, è 1,70, però è mica Pippo alto, peloso. E quindi si avvicina leggendo. E poi mi dice: ah, ma quindi sei tu che hai scritto? E da lì è nata l'amicizia con Pippo. Questa è una Wow. domanda molto, molto bella, che devo dire che è stata fatta dal caro Eric. Lui è anche una persona molto più grande di noi miseri umani. Dai, Come giù. valuti il tuo percorso da quando hai iniziato fino ad arrivare a tutti gli iscritti che hai ora? Allora, io dico che mi sono evoluto tantissimo perché se vedi a vedere i miei vecchi video, era tipo i bambini minchia. Sono evoluto perché fare i video era una cosa che volevo divertire. Sono migliorato, però ho ancora tantissimo da migliorare. Quindi, se continuerò in questa strada di miglioramento, imparare continuamente, probabilmente vedrò i video che sto facendo adesso con Pippo, che forse dirò: ma è uno youtuber così. Perché in quel Io. momento sarò migliorato. Quindi, adesso devo dire che me la sto cavando. Allora, io sicuramente. Mi si è scaricato il PC un No! attimo. Dove? No! No, Allora, sicuramente io pure sono migliorato molto perché a partire dal telefono con Kingmaster, che letteralmente c'ero io, un bambino che stavo dentro quella tenda, cioè io sto così. Registravo, cioè, nel senso, Ma avevo come? fatto la tenda, mi Perché? trattavo con la finestra Ma e come? parlavo, basta, ma non c'era qualche editing, a parte la musica, una intro a caso e un altro a caso. Quindi diciamo che le migliorie si usano Eh molto. sì. Ciao, sono tornato. Allora, mi sono dimenticato di un'ultima domanda ancora. Più brutta ancora, com'è possibile? Io, misero, misero, misero essere umano. Quali sono i momenti più divertenti che ti vengono in mente pensando ai tuoi video? Allora, devo dire che non lo so, perché di solito è sempre l'ultimo video che mi farà sempre più ridere. Non è sempre così, perché ogni tanto mi esce un video un pochino più scarso e quindi penso a quello precedente. Però di solito quando penso ai miei video mi vengono in mente le battute che mi escono migliori. Mi viene quello, per esempio, se noi pensiamo alla gag che avevo fatto con la valigia in Half-Life 2, in quel video lì che mi è rimasto in testa per molto, perché mi aveva fatto ridere molto anche a me, perché io mentre facevo il video mi divertivo molto. E quindi mi rimangono in testa queste gag che faccio e che mi fanno ridere anche a me stesso. E quindi, sì, di solito quando penso ai miei video mi vengono in mente le ultime gag. E il problema è questo delle gag che mi vengono in mente: dovrei dimenticarmele, perché se no, poi succede questo. Io ho questo problema che se mi tengo in mente poi questa la battuta, mi piace tanto, però alla fine la ripeto, ma quando la ripeto male e non fa più ridere. Ed è questo che de devo aggiustare, non ripetere le battute. Quindi bene, mi ha risposto anche a questa domanda, che bello. Domanda da una persona che assolutamente non conosco, di nome Nino Panino Game. Allora, qual è il gioco che odi di più? Allora, io assolutamente ne odio parecchi, però credo che il gioco che odio proprio assolutamente, che quando l'ho scaricato
Io ho detto porca di una. Io lo stavo per. L'ho cancellato con gioia. Tutti i Souls like. Ma li odio da morire. Allora, io invece un gioco che penso che odio, l'unico che mi viene in mente adesso è Fortnite. Poi dimmi quello che vuoi. Ah, davvero? No, Non lo comunque aspettavo. sia, non so, però lo stile di gioco, prima era bello. Ora tu giochi, trovi questo bambino che vuole giocare, non è che gioca per giocare, lui gioca per È distruggerti. vero. Quindi ti vedi questo coso qua di 4 anni massimo che ti prende insulti, vedi che trai arda più forte di te, perché per È forza è vero, sempre così. è vero. E adesso credo che sia l'ultima domanda dopo il gioco che odi di più. Qual è il tuo videogioco preferito e perché? Oh, allora, qui entra in gioco The Last of Us. Io direi però di fare una top 2 di questi giochi preferiti, perché io ne ho due che mi piacciono da morire, The Last quindi. of Us 1 e The Last of Us 2. No. Allora, inizierei con il primo che è The Witcher 3, che io lo adoro, sono riuscito a scaricarlo sul computer, miracolo perché pesa una Madonna. E a me, soprattutto a livello di trama, è una cosa che veramente mi piace tantissimo. E poi anche il stile di gioco, combattimenti. A me mi dà troppo bello, soprattutto Geralt, che è un personaggio che mi piace da morire, è stato caratterizzato benissimo. Invece il secondo è The Last of Us Parte 2, che mi ha colpito proprio nel cuore, no, a me. Purtroppo non posso giocarlo perché speciale PlayStation 4 o PlayStation 5. Ho visto tutti i gameplay, non ho saltato un secondo di uno youtuber che mi piace molto. Io l'ho adorato tantissimo, la storia mi ha colpito tantissimo. A me è piaciuto molto. Solo questo, il finale mi ha toccato da morire, ho pianto. Io non sapevo più cosa fare nella vita. Allora, il primo, assolutamente Minecraft. Cioè, è la mia infanzia, non posso farci niente. Minecraft, sì, è bello, sì. Cioè, semplicemente. E l'altro, sai che onestamente. Allora, fammici un attimo pensare. Perché non è che io ho un gioco in particolare preferito oltre a Minecraft. Quindi, allora. Se apro la mia lista di giochi. No! Com'è che The Last of Us non è nella tua top 2? Beh, allora, effettivamente The Last of Us non lo conoscevo, cioè non ci ho mai giocato effettivamente tempo fa. L'ho conosciuto diciamo da poco, si può dire. Quindi sì, dai, mettiamo The Last of Us, No, questo è il mio così. preferito. Così a Sì, no, perché caso. alla fine è molto bello. Io, dopo che ho visto la serie, ho visto un botto di gameplay. Allora, questa non è che mi sono dimenticato. Attenzione! Mentre io frugavo tra i commenti, mentre facevo il video insieme a Pippo, c'era una domanda di un certo X Seba che però non era stata registrata. Quindi quando vedevo nel telefono non c'era. Quindi credo che YouTube l'abbia rivelata più o meno come spam e l'abbia cancellata. Ma per fortuna io, mitico Nino Panino, avevo fatto uno screenshot insieme con il mio computer. Perché stranamente dal computer era apparsa, però poi era sparita anche da computer. Domandina domandona della Madonna. Ma l'idea di fare i 100 giochi nel panino, come ti è venuta? Allora, intanto bellissime rime. Veramente. Allora, i 100 giochi nel panino, anche questa è un po' come la storia di come ho conosciuto Pippo, è abbastanza simpatica. Io ho una lista di dove mi annoto tutti i giochi che mi piacciono, ne sono arrivato più o meno a 233. Ci ho fatto questa lista in un quaderno, no? Un giorno mio padre mi dice: "Ma perché non fai i video di ognuno?" Non so, non mi ricordo bene se era una cosa così. Però, quindi era nata questa cosa di ognuno. Però era 200. E io ho pensato, magari invece che 200, 100, solo 100. L'idea è un pochino di mio padre. Però il nome è mio. Perché io ho detto 100 giochi nel panino. Però lui invece aveva detto diverso, ma non me lo ricordo. Quindi, i 100 giochi nel panino è anche parte di mio padre. Però è anche mia. Quindi. Perché sono io che faccio video, quindi. Bene, ho risposto alla seconda domanda! Seconda domanda, Mandarino. Ma qual è il miglior ed il peggior gioco che pensi di aver tratto nel canale? Allora, questo è un po' difficile, perché peggior gioco penso proprio nessuno, perché tutti i giochi che ho portato mi piacciono. Invece, il miglior gioco che ho portato, assolutamente, The Witcher. Però se parliamo. Io. C'è questa differenza. Miglior gioco che piace a me o miglior gioco in fatto di video di dove mi sono divertito di più? Sono il miglior gioco che mi piace a me. Ce ne sono un paio, tipo Sifu, mi è piaciuto tantissimo. È veramente bellissimo. Project Zomboid anche è molto carino, ma.
Però The Witcher è quello che vince di più, perché io lo adoro, The Witcher è un gioco della Madonna, ma proprio Madonna! Però secondo me, video anche a livello belli, di miglior video, secondo me potrebbe essere Project Zomboid, The Sifu e anche Half-Life. Quei tre se la giocano comunque come migliori gag inventate. Bene ragazzi, abbiamo finito le domande, miracolo! Non è vero, po' ero... Quindi ragazzi, se volete altre domande, assolutamente, assolutamente, scrivetele perché voglio rifare sto video perché è Ho visto il divertente. PC distrutto, ho visto la necessità di fare tutto così. Scrivetele nei commenti altre domande che dovrete assolutamente fare e di più, almeno un po' di più, che ci divertiamo comunque. Quindi, ci vediamo amici! Ciao! Ciao. Ah! Ah.